Santa Maria, piena di grazie, il Matteo è con te. Tu sei la benedetta dai leghisti e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Buonasera, cari telespettatori. Siamo qui con il sindaco Tapparella che ci illustrerà le nuove norme aggiuntive decise dal Consiglio Comunale. Allora, signor sindaco, visto che ci sono state molte polemiche, vuole spiegare in modo chiaro le sue motivazioni? Certo. Innanzitutto mi lasci salutare i miei concittadini e rassicurarli. Tutte le incresciose voci che si sono rincorse durante questi giorni sono totalmente infondate. Sono una manovra dell'opposizione che vuole screditare questa amministrazione e la politica alla quale si ispira. Anzi, è con sommo gaudio e smisurata gioia che devo farvi un annuncio. Ah, bene, abbiamo uno scoop allora. Ci dica, ci dica. Questa mattina, mentre ero intento a fare colazione con la mia bella tazza di cereali, ha squillato il telefono. E indovinate chi era? Il signor sindaco vuole tenerci col fiato sospeso. E così è il terzo mistero di Fatima! Dunque, ho guardato il telefono e dalla vista di quel nome mi sono bagnato. Signor sindaco, siamo in fascia protetta, non le sembra di esagerare? Oh, ma cosa ha capito, signorina? Io sono una persona tutta d'un pezzo, sa? Intendo dire che ho rovesciato il latte e tanta è stata l'emozione. Non ci posso credere, vuol dire che era il Papa? Ma che Papa è Papa, signorina, molto di più. Era il magnifico Matteo nostro, che voleva informarsi circa lo stato del nostro comune. Anzi, lo ringrazio per l'ampia disponibilità ad aiutare tutte le amministrazioni di centrodestra in questo momento difficile. Abbiamo già avuto modo di fare un breve confronto in cui ho accennato alcune possibili criticità che potrebbero presentarsi nella gestione della gente che continua, imperterrita, ad uscire dalle proprie abitazioni in maniera scriteriata con biciclette, tricicli, passeggini, tre cani, motociclette. Ed il nostro comandante è stato d'accordo col sottoscritto circa l'uso di professionisti appostati sui palazzi del centro storico e di Marina, perfettamente equipaggiati ed addestrati. Ah! Capisco, e quale sarebbe la funzione di questi professionisti? Vede, è molto semplice. Il primo colpo sarà di avvertimento, a non più di 50 centimetri dal polpaccio. Dopodiché, se entro 6 secondi il trasgressore non avrà mutato rotta e direzione, sarà manco a dirlo freddato. Bene, cari telespettatori, dunque il nostro sindaco ci vuole proteggere con tutti i mezzi. Esattamente, e il nostro capitano mi ha assicurato che non verrà messa nessuna mano nelle tasche degli italiani per il costo di tali professionisti, ma verranno interamente messi a vostro servizio dal nostro partito con un costo di 49 milioni che abbiamo messo da parte durante questi ultimi 20 anni. In più vi ricordo che ci sono dei nostri iscritti che stanno distribuendo le mascherine nei punti che vi abbiamo già comunicato nelle dirette precedenti per la modica cifra del costo della nostra tessera di partito. Li potrete facilmente identificare perché indossano un bomber con il logo del nostro partito e la bandiera italiana appuntata sul posteriore per ricordarci il nostro glorioso passato. E permettetemi di salutare a nome di tutti i cittadini il nostro condottiero, che mi ha confessato, prima di salutarmi, e lo dico con tutta la modestia che mi contraddistingue, che siete veramente fortunati ad avermi come sindaco. Ma di che me che culo! Ha sentito? Dunque, torniamo al nostro comune. I cittadini si chiedono quando riapriranno le fontane pubbliche, perché ci sono parti del nostro territorio dove l'acqua non è molto salubre. Mai e poi mai si ripeteranno assembramenti alle fontane. Anzi, ci sono dei nostri operatori del genio civile che stanno provvedendo a costruire delle dighe sulle fonti dei nostri fiumi e dei nostri rivoli.
in modo che l'acqua confluisca solo e solamente nel nostro acquedotto. Perché nell'ultima settimana devo registrare ennesimi episodi di... persone sono state sorprese nel letto del fiume, quindi fuori dalla loro abitazione, in pozze, a cercare di approvvigionarsi con l'acqua. Pace all'anima loro. Sono in diretta. No. No, vino non ne possiamo portare a domicilio. Non possiamo... O borraccia, ho detto che vino non possiamo portarlo. E neanche per te. Neanche per te. Tanto non può far altro che farti bene, così smetti di scrivere cazzate su Facebook. D'accordo? Si inizia adesso a respirare un attimino. Ok? Va bene. Sì, acqua gassata, fonte viva. Va bene. Mi preoccupo io. Lo dico ai nostri camerati. Ok, va bene. Scusate. Ma era il nostro presidente e ci dica, come sta? Bene, si è perfettamente ristabilito, guardi, lo potete facilmente vedere anche voi andando sul suo profilo e per leggere tutte le sue cazzate, le sue perle giornaliere. Sì, oh tesoro, pronto, certo, è certo che ti porto l'acqua con il... Ma scherzi, ma... Pigi, la Perrier. Dove la prendo la Perrier? Ma non c'è, ma più... Pigi, stai calma, non sbattere le sedie, non tirare la gotta... Va bene, d'accordo, lo dico al mio amico Macron, va bene, sì, per lì, tre casse, ok, va bene, ciao Pigi. Scusate. Va bene, signor sindaco, vogliamo salutare i nostri ascoltatori? Certamente, voglio salutare tutti i miei lettori e tutti i miei e i vostri angeli custodi che guardano il nostro sonno dai tetti dei palazzi. Buona serata.